Parliamo con l'allenatore della Reima di questa brutta gara della sua squadra. Decisamente brutta. Dispiace perché abbiamo perso senza giocare, cioè non abbiamo, tranne 5 minuti nel secondo set, non abbiamo avuto né la forza, né il carattere, né l'orgoglio per riuscire a ribaltare o quantomeno a provare a stare in partita e giocarcela. Al di là dell'ultimo set dove chiaramente eravamo in netta difficoltà e probabilmente abbiamo ceduto prima di quanto dovevamo, però anche negli altri due set proprio non siamo scesi in campo. Peccato perché oggi era un'occasione in cui potevamo fare meglio e giocarcela meglio. Poi abbiamo incontrato una squadra che sicuramente ha giocato molto bene, forse da quando sono qua io quella che qui a Crema ha giocato meglio. Sommata alla nostra brutta prestazione è venuto il risultato. Esatto. Brutta prestazione dovuta a cosa? Male in ricezione, direi, tecnicamente parlando, e anche dal punto di vista psicologico, magari parliamo dopo. Beh, allora, dal punto di vista psicologico si è evidenziato abbastanza, cioè nel senso che noi abbiamo giocato in campionato qui da noi contro squadre altrettanto forti tipo Bergamo, tipo Cagliari, e avevamo sicuramente meno pressione addosso e siamo riusciti a fornire prestazioni sicuramente, oltre che dei punti, più dignitose. Oggi, perché comunque la fine del campionato si avvicina e quindi le partite sono sempre meno, avevamo anche, come è giusto che sia, un po' di pressione in più addosso, perché da qui alla fine saranno finali ogni partita, perché ci sono le partite decisive per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi da quando ho cominciato a lavorare qui con loro. Quindi dal punto di vista psicologico sicuramente abbiamo patito, secondo me, questa pressione, questa ansia che comunque avremo anche nelle prossime partite, che quindi dovremo combattere ed eliminare, perché cioè, non può essere una scusa, cioè, è una spiegazione secondo me alla prestazione di oggi, ma non è né un attenuante né una giustificazione. Qui è da lì che è partita forse anche dal punto di vista poi tecnico la ricezione pessima, direi. Allora, la ricezione è da sempre uno dei fondamentali che noi subiamo, e questo è fuori discussione. Nelle ultime partite noi l'avevamo raddrizzata decisamente e avevamo anche ottenuto dei risultati. Quando abbiamo ricevuto bene siamo stati in partita anche nelle gare che abbiamo perso a Cantù, a Milano. Oggi, sommata a tutto il resto, cioè, sicuramente non ha funzionato, e questo secondo me è anche motivo di tensione dei ricettori, cioè quando io in ricezione ricevo con tensione, cioè non posso essere sciolto e rilassato, non avendo qualità di ricezione esagerata, perché se uno c'è il fenomeno che ha una facilità, una sensibilità sul pallone buona, anche con la pressione magari riesce a gestirla. Di conseguenza non abbiamo in posto 4 dei bombardieri da mettere giù la palla anche con ricezione brutta. Il risultato è che ci dobbiamo affidare sempre a soluzioni estemporanee, oppure all'opposto, che sicuramente ha fatto partite migliori di quella di oggi, però insomma alla lunga lui ha sempre il muro piazzato e la difesa piazzata, e quindi qualche inconveniente lo incontra anche lui. Cioè, la somma di tutte queste cose qua ovviamente ha portato a una prestazione scadente come quella di oggi. Come si riparte da settimana prossima in palestra? Si deve ripartire buttando alle spalle una partita come questa e pensando che mancano solo 4 partite, che siamo comunque ancora lì, perché la quintultima è un punto davanti a noi, e con questo spirito, nel senso che trovo giusto le critiche, perché quando si offre una prestazione di questo tipo è giusto che la gente non esca tra gli applausi e non esca con la pacca sulla spalla, però è anche vero che tutto quello che di buono abbiamo fatto prima per arrivare qua, cioè, non deve essere dimenticato, perché vuol dire, se siamo qua adesso a giocarci o ad avere pressione e ansia perché siamo a un punto dalla zona salvezza, è anche perché prima abbiamo fatto delle cose dignitose, esatto, cioè, per cui vuol dire, se fossimo a 5 punti dalla zona salvezza, allora uno dice vabbè, schifo prima, schifo adesso. Invece voglio dire,
Per cui insomma questo non va dimenticato, non va d'altra parte, il ragionamento non deve essere ecco ho già fatto quello quindi adesso da adesso in avanti mi viene riconosciuto perché ho fatto una rimonta, no, cioè non ci viene riconosciuto un bel niente e quello che ci manca per arrivare alla salvezza ce lo dobbiamo guadagnare, per cui da martedì quando ci ritroveremo dobbiamo partire con questo spirito.